Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ e oggi siamo tornati su God Simulator, stavo dicendo su Surgeon Simulator. Mettere tipo i camici ogni volta che faccio questi episodi è... tipo muoio di caldo, però non importa. Non si è mai visto, credo, un dottore con la collana dei doni della morte. Siccome l'ultima volta, ragazzi, abbiamo fatto... abbiamo fatto il trapianto di denti e quello di occhi, e sono stati fantastici. Cioè, si può fare Surgeon Simulator in corsia. Come cazzo si inizia, tra l'altro? Ah, inizia per... perfetto. Mi ricordavo veramente che c'era... ci fosse la corsia. Cioè, veramente l'hanno aggiunta, sta cosa. Ah, sta cosa io sono... che è? Ah, c'è va... ah, ok. Ci sono i carrelli che si muovono, perfetto. Ah, vediamo di riuscire a fare un trapianto. Che pugnazzo ho tirato alla porta. Siamo partiti bene, io tiro pugni alle porte, giustamente. Infatti mi sono passato... merda! Mi sono incastrato la mano. Mi servirebbe un martello. Ce l'avete un martello? Niente, continua a sbattere sulle porte. C'è un cazzo di martello per fare questa operazione? Niente, quella tazza, raga. Quella tazza che è meglio. Ma forse c'è di qua... no, non c'è il martello. Raga, come cazzo l'ha aperto l'orace sto tizio? Cioè, è impossibile... piove. Come cazzo fa a piovere in un ospedale? Cioè, vabbè, ragazzi, avete delle perdite su... ah, questo è il martello. Lo trovo... fermi, fermi. No! Merda! Minchia, non ce la faccio a prendere... non ci posso credere, mi incazzo. Ma vaffanculo! Ah, vediamo di prendere sta cazzo di ciò... eccolo! Sì, l'ho preso! L'ho preso, che botta di culo. Mezz'ora solo per prendere sta merda, cioè, non so se è normale. Vabbè, comunque io vedo di spaccare tutto. Raga, era da troppo tempo che non facevo... che non giocavo a sto gioco. Ti piace il martello? Qualcosa mi dice di no. Raga, non mi ricordo come si fa il trapianto di cuore. Abbiate pazienza. Non riesco a prendere un cazzo. Allora, sono fuori... sì, sì, ho trovato... ragazzi, vendo... polmone su eBay. Non lo so, zio, siccome è tuo questo coso, me lo dici che cos'è che non si capisce? Allora, c'è chi dorme coi pupazzi, ragazzi. C'è chi dorme coi pupazzi e c'è chi dorme coi polmoni, ragazzi. È una scelta di vita, insomma. Qualcuno ha voglia di spiegarmi come taglio quei... le forbici? Le forbici? Sì, no. No. La colla, certo. Ah, raga, allora, fermi un attimo. Non so come si fa. Ok, perfetto, fantastico. Eccolo qui. Ragazzi, mi sta morendo. No, no. Non ho visto. Vaffanculo. Operazione non riuscita. Andava tutto bene, certo. A parte le porte che sbattono, è tutto a posto. Allora, riproviamo un attimo che sta cosa non l'ho capita bene. Cioè, poi è una radio questa? Io la posso tipo prendere e far... oh cazzo, raga, no, non volevo. Ascolta, zio, cioè, aggiusti tu perché io non poi non c'ho da fare. Eccolo, perfetto. Oddio, no, merda, no, cosa? Raga, ma perché il mio braccio è rimasto... ma vaffanculo, vabbè. Ma come cazzo ho fatto a incastrarmi nel carrello? Cioè, l'accetta è meglio di niente. Tagliare la cimental è più facile, raga. La siringa, no, no, niente, mi sono punto, fante, io sono un coglione. Raga, adesso devo fare l'operazione in corsia da drogato, meraviglioso. Devo ritrovare, eccola l'altra siringa, che culo. Perfetto. Allora ragazzi, oggi The Turf FaviJ vi insegnerà a fare un'operazione. Come ragazzi, questo è il primo giorno di ospedale. Dovete aver prima fatto esperienza con l'allegro chirurgo. Siccome ragazzi, questo è il primo giorno di ospedale. Dovete aver fatto esperienza con l'allegro chirurgo. Con l'allegro chirurgo, perché sennò non funziona. Perché sennò non imparerete me. Prima cosa mettiamo... prima cosa mettiamo bottigliette d'acqua dentro il nostro paziente. Nel caso avesse sete. Seconda cosa, mettiamo orologio nel nostro paziente. Perché ovviamente è giusto per controllare l'ora del decesso. Adesso mi sta morendo, raga. Come cazzo faccio? Impossibile. No! Thank you. Allora, ragazzi, questa è quella buona perché mi affanco. È volato un polmone a caso. Cos'è questa cosa? Cioè, vabbè, io nel dubbio butto tutto vicino al paziente. Tanto lui riconosce tutto, ragazzi, è suo. Ma stavolta non ci riesco, non lo so perché, è impossibile. Si può togliere sto schifo che è mezz'ora che te... sì, grazie a Dio. Glielo lascio qui, amico mio, perché almeno quando si sveglia lo trova... come non detto. Deve solo arrivare quello nuovo, ragazzi, poi posso metterlo. Il problema è che non arriva, però nel dubbio prendo la colla... ecco, questo può sostituire un cuore, forse, non lo so, non ne sono sicuro. Amico mio, siccome il cuore non arriva, gradisce per caso una tazza di tè? Ma ce la fa ad arrivare sta merda di qua? Veloce, però! Ma vaffanculo, vabbè, ma non arriva mai sto schifo! Sì, vabbè, ragazzi, non si può perdere perché non arriva il cuore, non ha senso, questo mi muore. Non conviene tanto che un dottore abbia i doni della morte, di sicuro. Se sto schifo di cuore mi arrivasse da qualche parte, non so dove... eccolo, minchia, guarda, se non... vaffanculo! Ragazzi, ci ho messo qualcosa come mezzo... dai, adesso però non... ok, mi sembra tutto a posto, sono certo che vivrà, fantastico ragazzi. Non so quanto tempo, no ragazzi, è stato... basta, ci ho messo anni. Avevo paura che non me la prendesse alla fine, non lo so perché, raga, va bene. Quanti cazzo ci sono di... cos'è questo? Raga, io mi devo sbloccare tutto perché sono troppo curioso. Che cazzo funziona sto co...
Qualcosa mi dice che non funziona più. Vabbè ragazzi, comunque proviamo quella con il trapianto di reni. Sempre in corsia. No vabbè, fantastica questa cosa della corsia. La cosa più bella ragazzi è che si sfondano le porte. Boh, è stupendo. Comunque ragazzi, io prima mi sono dimenticato di fare la cosa più importante, che è lo step numero uno, e devo dirvelo. La prima regola per un buon dottore è quello di vedere se il paziente è morto effettivamente. Tipo, innanzitutto prendete la mascherina e lo sbatacchiate da una parte all'altra, giusto per vedere se è sveglio. Potete anche schiaffeggiarlo volendo, cioè dipende come volete ragazzi. Il secondo passo ragazzi è quello di mandarlo a fanculo mentre sta dormendo, per vedere se si sveglia e si incazza. A bello del zio, lo vedi questo? Nel deretano subito. E una volta fatto questo ragazzi si può procedere all'operazione, che è la cosa più importante in teoria. E come si fa? Cioè, la vedo un po' dura ragazzi rompere delle ossa con una bottiglia di plastica, però mi servirebbe il martello ragazzi. Sono passati secoli dall'ultima volta che ho fatto un trapianto di... Cos'è che devo trapiantare? Ah, i reni, perfetto. Ok. Allora, mi serve la siringa. No! Sì! Mica cosa ho preso. Eccola, per fermare l'emorragia, ragazzi, siringhe nell'orecchio. Perfetto. Me la tieni tu, zio, un attimo, giusto per... Grazie, molto gentile. Vaffanculo. Raga, le ossa non servono a un cazzo. Tutto quello che mi hanno spiegato è una bugia. Non servono a un cazzo, rompono solo le palle. Mi servirebbe... No! Sì, che culo. Raga, sto prendendo tutto a culo. Non so come faccio. Raga, no, vabbè, cioè, allora, ci sono i dottori che impugnano i propri strumenti nel modo giusto. E poi ci sono io, che lo faccio a modo mio. Cioè, praticamente ce l'ha incastrato nel mignolo. Non è possibile che una persona... Vabbè. Cioè, qualcuno mi spiega perché cazzo è morto? Ho soltanto ficcato un... Io volevo solo fare del bene. Volevo soltanto salvare lì la vita. Tutto qua, raga. Ah, cazzo, si fa tardi, c'è il bullying. Ah, madonna. Allora, vaffanculo. Io non ci posso... Dove sei incastrata adesso? Al posto del sangue gli inietteranno un copristomaco, però... Io non c'entro un cazzo, eh. Per prima cosa, ragazzi, si pittura di verde lo stomaco del proprio paziente in modo tale da... Non lo so, il verde è più bello, no? Madonna. Madonna. Che lavoro brutto. Sì! Sì! No, sì, un cazzo. Come si toglie sto schifo? Tagliamo. Piano. Piano. Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Devo trovare una... Datemi una siringa, veloci! Mi sta morendo, veloci! Veloci! Siringhe! Sì! Bravo! Bravo! No, mi è superato. No, non ci voglio credere. Come vi avevo già insegnato ragazzi, si firmano i reni del paziente in modo tale che sia una vostra creazione questa, perfetto. Deve in teoria togliere pezzi inutili tipo questo coso che ancora non ho capito che cos'è, però vabbè. Sì, mica che botta di culo. Ragazzi, uno l'ho tolto, non si... Basta, sono un genio. Se riuscissi tipo a prendere il rene... Niente, non ci riesco, è impossibile. Minchia, raga, mi do nervoso quando non riesco a prendere. Porca puttana, sta droga. No, ho sbagliato mira in modo bruttissimo. Te lo infilerei nel... Mi servirebbe una siringa. Qualcuno ha una... Madonna. Non si può fare sto... Ok, senti, sturati l'orecchio. Forse qua? Sì, l'ho trovata. Allora, vediamo se riesco a drogarmi anche stavolta. No. Forse riesco per... No. E vaffanculo. Vaffanculo. Allora, questa te la infilo nel... A caso. Sì, ce la sto facendo ragazzi. No. Ti regalo questa collana bellissima che puoi portarti, non lo so, in vacanza. È una cosa molto carina. Ho capito. Ah, sì, no, te lo passo. Amico mio, è tua zia che chiede di te. Te la lascio qui, eh. Ecco, perfetto. Se riuscissi a... Niente, ovviamente mi è rimasta la forbice dentro. Prendilo. Quanto scommettete che non ce la farò a prenderla? Fatta scommessa proprio. Avete vinto tutti. Dai, come faccio a prenderli tutti e due in tempo? Non ce la farò mai. Neanche uno, scommettete. Uno sì. Dai, veloce. L'ho preso. Che culo. Se riesco a togliere l'altro in tempo, ragazzi, ce la posso fare, non è impossibile. Dai, veloce, non ce la... Non lo si toglie questa merda, raga. Allora, senti, si può fare con tre reni. Dai, che tre è meglio che due. Non morire, non ti prego. Mi incazzo. Una siringa. Sto gioco è impossibile. Sono appena partito, sono già drogato, ma che cazzo? Ce la faccio ragazzi, non ce la fa, mi sta dando, io lancio la tastiera tra poco, non è possibile. Come fai a incastrarti su un osso di merda? L'ho rifatto da zero, di nuovo, per riuscire ad arrivare fino a questo punto, vediamo se riesco a mettere... Sì, uno è fatto, devo spostare su solo questo ragazzi, ce la posso fare. Sì! Operazione!
missione completata. Mi sembra tutto a posto, sono certo che vivrà. No, perché lo ammazzo subito dopo. Dunque ragazzi, ce l'ho fatta col trapianto ai reni. È stato tragico praticamente. Nel caso vi serva qualche trapianto o qualcosa, sapete a chi rivolgere. Comunque ragazzi, direi che posso concludere qui. Se mi ricordo dove ho lasciato il telecomando, se no chiudo con questo. Se il video vi è piaciuto ragazzi, come al solito, lasciate un commento, mi piace, anche la pagina di Facebook e come ogni video trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.